Sto registrando il secondo video perché uno fa troppo caldo. Due sto registrando a luglio, ma credo che voi questo video lo vedete settembre. Comunque sto registrando a luglio, ma voi lo vedete a settembre. Prodotti finiti. Allora, prometto che io vi faccio vedere i prodotti finiti una volta e poi basta. Perché secondo me dopo diventa noioso se faccio vedere sempre gli stessi prodotti di quello che uso, per cui io ve le faccio vedere una volta, voi andate a vedere i video che ho fatto, punto e stop, senza che io ve le faccio vedere 10 milioni di volte. Vi faccio vedere solo le cose nuove e le cose che mi sono trovata bene. Per cui iniziamo perché è tanta roba e vado un po' veloce. Intanto iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e un commentino qua sotto. Avevo intenzione di fare ogni tanto questi video prodotti finiti perché dopo un po' annoiano e sinceramente nel mio canale preferisco fare i vlog che fare questi video qua. Però dipende, dipende. Iniziamo. Allora, come vi ho detto, le mie amate pastiglie Dash per la lavatrice, queste, e per farvi capire, queste qua. Ormai io amo queste pastiglie Dash, come avete capito. Mi trovo bene, sono pastiglie ottime, l'odore lo lascia ed è buono, ovviamente non è esagerato, ma è buono. Sono semplicemente, cioè, voi le mettete dentro all'oblò e fanno tutto loro, per cui non c'è bisogno. Ve l'ho fatto vedere 10 milioni di volte. Ho preso altre 10 confezioni di queste. Ve lo farò vedere in un video. Senza starle a ripetere nei prodotti finiti che ho finito questa marca. Per cui ve lo dico, queste sono le ultime confezioni che vedete su questo video prodotti finiti. Gli altri li vedete nei vlog se li compro. Allora, uno è questo alla lavanda, sono 45 3 in 1. Come ho già detto, ve li consiglio, per cui comprateli. Certi si sono trovati male, ma perché forse non li sanno usare, e ripeto, perché certi non lo sanno, ma le pastiglie vanno bene solo per i vestiti, non per i tappeti, per la lana. Cioè, per i tappeti, per la lana, ovviamente dovete usare quelli normali a liquido. Non ci vuole una quintascienza per capirlo, perché molta gente forse non le ha ancora capito. Negli ultimi commenti che ho letto sotto nell'altro video. Invece questo che è nuovo, antiodore, tecnologia antiodore, questo qua è nuovo, l'hanno appena fatto. Ah, e poi volevo dirvi che forse hanno fatto il 4x1, per cui ancora meglio. Credo che hanno fatto il 4x1, non lo so, ve lo farò vedere. Se andate su Acquasapone dovrebbe esserci, non lo so, ma vedremo insieme poi. Poi, finito il Nelson 5 limone, questo qui è buono, ve lo consiglio. Ha un odore ottimo sui piatti. È buono, per cui non ho niente da dire. Anche mia mamma ne ha comprati altri 5, però è buono, è ottimo. Poi, carta igienica. Allora, ho finito questa qui, tre veli della Sensitive. Questo, 16 rotoli. E direi che sì, tre veli sono buoni. Io mi trovo bene quando sono ad esempio tre veli, ma quando sono ad esempio 4, 5 sono pesanti, per cui preferisco quelli leggeri, che
che quelli pesanti di carta igienica. Poi il mio amato Vet crema depilatorio, questo qua ormai ve l'ho fatto vedere 10.000 volte, per cui anche questo ho altri due barattoli, vi faccio vedere anche quelli e poi basta, perché sennò sono sempre le stesse cose. Comunque questo qui è molto buono, costa tanto, però mettete sulla crema, c'è il coso apposta che lo levate ed è ottimo. Poi se volete la recensione fatemelo sapere, che c'è la recensione, come si usa, che ve lo faccio vedere. È ottimo e sì, 10 euro di prodotto, ma 400 ml ve lo consiglio. Io ho questo e gli altri due barattolini piccolini. Poi facciamo così perché sennò non c'entra niente lo scontrino. Allora, questo qui, questo però l'ha usato il mio ragazzo, mio padre e i miei fratelli. Per cui io l'ho usato una volta, non lo userò più. Lo usano loro, ma io non lo userò più. Anche perché sinceramente dovrebbe essere più da maschio che da femmina. Questo qui della Clear. Questo è antiforfola, carbone attivo e mentolo. Questo. Allora, sui miei capelli brucia tantissimo, per cui non va bene. L'ho usato una volta, stavo morendo. Ma proprio davvero, perché è troppo forte, per cui sui miei capelli di sicuro è bocciato. Loro si trovano bene e infatti ne ho presi almeno 10 confezioni. Comunque questo qua per loro è buono, per me fa cagare, in poche parole. Poi il mio Makto Sunsilk, questo qua l'ho voluto provare, l'olio ad agar di mandorla per capelli fragili. Forza antirottura balsamo, questo qua è buono anche come odore. Poi vabbè, non sto lì a spiegarvelo perché il Samsung io lo uso per il momento, fino a quando non compro il mio shampoo. Il mio shampoo costa e per cui ogni tanto compro il Samsung. Poi vi faccio vedere queste tre confezioni l'Inese. Come vedete, sono tre confezioni. Allora c'è l'Inese 10 assorbenti con ali normale, che è questo. Infatti sono due. E poi c'è questa, la nuova uscita, che è l'Inese Fresh. Vabbè, quello. Ci sono dentro solo le confezioni colorate, tanto per fare, ma non è un, cioè, secondo me è uguale a questo, non cambia niente, per cui ve lo dico, non cambia niente, è la stessa cosa, cambia solo il nome. No, beh, forse sì, cambia forse il profumo, che queste sono più profumate secondo me. Comunque ve le straconsiglio, sono ottimi, sono leggeri, non, l'odore non lo senti e sono ottimi. Per cui ragazze, ve li consiglio. Io ormai vado solo di questa marca perché è ottima ed è top. Non ci sono parole per descriverla. Poi, questa qui, dopo 20 anni più o meno, l'ho finita. È una crema mani, dopo un po' era liquida, però chi se ne frega. Vi ripeto, io non voglio buttare le cose, preferisco usarle fino in fondo, fino a quando non le consumo tutte. Perché ci sono persone che non possono permettersi. Ok, può essere che se è una cosa scaduta che la devi mettere in faccia, no. Ma se va ancora bene, che ad esempio questa è una crema mani della Playboy 75 ml, questa era ottima ancora, era buona, per cui l'ho usata tutta, l'ho finita tutta, dopo 10 anni l'ho finita. Per cui, ripeto, io sono fatta così, non voglio sprecare le cose. Se è buona ancora, che anche se è scaduta, io la uso, non c'è, cioè, non mi faccio problemi. Invece su altre cose dipende. Poi ho comprato questo qui che lo sto usando, poi ve ne parlo. Listerine calcale, offerta per due. Qua c'era la confezione.
Mi sto trovando bene, poi ve lo spiegherò perché adesso 10 minuti è tanto, devo riuscire a svuotare tutti questi altri questi prodotti. Mamma. Comunque, poi passiamo a questo che boccerei immediatamente, non compratelo perché cioè, succede di tutto e di più, per cui non compratelo. Il dentifricio Parodontax, l'ho preso acqua e sapone, 2 euro l'ho pagato per fortuna. È bocciato, bocciato. Allora, uno, stavo per vomitare appena l'ho messo in bocca. La prima volta che il mio ragazzo l'ha provato, anche lui stava vomitando e non l'ha più provato. Io, come ho detto, non spreco le cose, l'ho finito. No, forse ce n'è ancora un goccettino. Ma in una settimana l'ho finito sto dentifricio, è di 75 ml, cioè praticamente ne ho messo 3 kg sullo spazzolino e poi l'ho messo su, per cui sì, qualcosa, però è bocciato, l'ho voluto finire a tutti i costi perché, cioè, prima di tutto, non so se c'è ancora, è viola, non so se si vede, è viola. Sì, ce n'è ancora un po'. L'odore è disgustoso e ovviamente non ve lo consiglio perché pizzica un casino, brucia, cioè mi bruciavano tutte le labbra e dentro. Cioè proprio, infatti aveva un gusto che, giuro, appena ti lavavi i denti ti veniva da vomitare. L'ho fatto provare a mio padre, a mia mamma, ai miei due fratelli. In 6 l'abbiamo provato, per farvi capire, in 6 persone hanno provato questo spazzolino, stavano vomitando. Ne ho presi due, i miei ce l'hanno ancora giù, ma sinceramente non lo stanno neanche toccando, per cui credo che lo butteranno. Questo è bocciato e non lo prendete, anche se costa meno, non lo prendete perché è bocciato. Cioè, proprio a me mi veniva da vomitare, sia me che il mio ragazzo, che non ne parliamo, che con mio padre che si stava mettendo a urlare contro di me perché dici prima prendi gli spazzolini di merda e poi dopo me ne dai a me. Un casino è successo perché mi viene da vomitare. Non, questo posso dirvi. Per cui è meglio che... Vediamo se c'è un altro. No, è meglio che non lo comprate. Allora, facciamo così. Siccome... Vabbè, per farvi rendere conto... È un altro pacchetto perché sono due di Linese fresco, per cui, come detto, mi sto trovando bene con Linese. Siccome ci sono altri prodotti che sono abbastanza, credo che farò un altro video parte perché sennò questo video già 13 minuti è troppo. Non voglio che durano tanto, per cui farò un altro video. Sempre più prodotti finiti, ma diversi, perché tanto sono abbastanza diversi. Niente, per cui noi ci vediamo al prossimo video e vi farò vedere gli altri prodotti finiti, perché sono abbastanza tanti. Per cui ci vediamo al prossimo video. Ciao!